Bentornati, siamo qua con i nostri amici dell'ATI, o meglio, con il nostro amico dell'ATI, il signor Fabio Bertolotti, vicepresidente dell'ATI, buonasera. Buonasera a te. E responsabile anche di tutti quegli eventi volti a far conoscere questa associazione. Certamente, anche perché anche quest'anno vi diamo un'ufficialità, avevamo già iniziato a dirlo se ti ricordi le altre volte. Assolutamente, è da un mesetto che era nell'area. Esatto, stiamo lucubrando su questo presunto tour che dovrebbe partire. Adesso abbiamo l'ufficialità. Praticamente a partire dal 28 di aprile fino all'8 di settembre rinizieremo a fare il nostro grandissimo tour Vivere da Campioni in memoria di un uomo che secondo me è stato proprio l'antitesi di quello che è veramente la religione cattolica, ovvero Giovanni Paolo II. Noi partiremo di nuovo da Verona. Quest'anno abbiamo una novità. Non avete il maratoneta quest'anno, so che avete cambiato, giusto? Sì, perché purtroppo avere una persona come il maratoneta che giustamente percorre l'Italia correndo può portare delle difficoltà, come lui è capitata alla zampa dell'oca e non ha finito il tour. Quindi cosa bisogna fare? Cercare di poter diversificare anche quello che è la realtà e poter toccare più comuni possibili. Ricordiamo che l'anno scorso abbiamo toccato 168 comuni e siamo stati in tutti i capoluoghi di regione e poi ovviamente abbiamo chiuso con Benedetto XVI, che ci dispiace che abbia abbandonato la chiesa e purtroppo ha fatto una scelta anche coraggiosa. Quest'anno invece faremo la bellezza di 404 comuni, ovvero la media di 3 comuni al giorno. Avremo con noi, già in maniera ufficiale, un corridore famosissimo che ha fatto anche delle tappe del Giro d'Italia piuttosto che il Tour de France, che conosci anche tu tra le altre cose. Lo diamo in anteprima? Sì, si chiama Danilo Gioia. Lui è stato veramente uno sportivo d'altissimo livello e ha deciso di percorrere per poter dimostrare determinate cose. Infatti i temi di quest'anno, a differenza dell'anno scorso, sono molteplici. Il primo, come ben sapete, noi ci occupiamo di usura e anatocismo, quindi di quello che sono le irregolarità bancarie. Il secondo, tutto quello che riguarda anche le irregolarità dell'Equitalia, perché spesso anche l'Equitalia commette gravissimi errori. Poi abbiamo aggiunto altri due temi importanti, ovvero la disaffezione dei comuni e degli enti per quanto riguarda le persone portatrici di handicap. Soprattutto io ho notato molto Giulio Golia, che sta facendo un lavoro importantissimo per le cellule staminali. Infatti io ti chiedo, come anche ascoltatore, di portare qualche medico che parla delle staminali. Assolutamente. Perché è un argomento che io credo molto. Ne abbiamo avuto uno in passato che parlava delle staminali, però applicate alla chirurgia estetica, quindi applicate anche a quella che è la ricrescita dei capelli. Certo. Però mai, esatto, adesso dovremmo entrare proprio nello specifico. Perché è un argomento che noi tratteremo per tutto il tour. E poi gli ultimi due argomenti che andremo a toccare sono giustamente i pensionati, perché, oh ragazzi, noi siamo giovani, ma il tempo vola, tra un po' saremo anche noi dei pensionati, quindi è giusto iniziare a pensare anche a un domani e ovviamente per noi giovani cosa ci può prospettare il futuro. Perfetto, ecco, io volevo capire, relativamente ai comuni. Sì. Ecco, so che tu li toccherai, quindi ne toccherai 3 al giorno. Sì, la mattina partiamo, arriviamo nel primo comune, ci fermiamo, cartolina, poi ripartiamo per il secondo e così via per il terzo. Ecco, hai già un po' in linea di massima fatto quello che sarà il percorso proprio legato a questo tour? Certamente, abbiamo deciso di fare un punto di domanda al contrario dell'Italia, visto che in questo momento è un po' un punto di domanda. Perché se non erro, l'anno scorso eravate partite con la benedizione di Tosi, il sì, sindaco da Verona, giusto? E ripartiremo ancora da Piazza Bra con Tosi. Sempre lui? Sì, sì, solo che l'anno scorso l'abbiamo preso in giro perché gli abbiamo detto: guarda che quando noi partiremo, visto che tu sei in campagna elettorale, noi ti abbiamo conosciuto, ti diamo la mano, tu vincerai. E così è stato. Abbiamo incontrato 12 candidati e tutti e 12 hanno vinto le elezioni come sindaco. Quindi portate bene. Portiamo bene, siamo dei gobbi. Ma anche durante queste elezioni abbiamo conosciuto alcuni, senza dire ovviamente il partito, alcuni politici ci hanno presentato i loro progetti che noi abbiamo voluto integrare e hanno vinto, quindi speriamo in bene che questo governo porti all'Italia qualcosa di veramente importante. Poi prima mi hai fatto una domanda molto importante, ti chiedevo di ripetermela. Allora, io volevo sapere quante persone collaborano dietro a questi eventi. Sì, in effetti è una bellissima domanda, perché siamo veramente in tanti, tenendo conto che parteciperà tutto l'organico dell'ALT in giro per l'Italia, proprio per l'ospitalità e per poter fare la comunicazione più grande possibile, visto anche le tematiche di cui abbiamo prima... Ecco, quanti siete in organico tra consulenti interni dell'ALT? Quanti siete? Io credo che a oggi siamo più o meno intorno ai 500.
Stiamo facendo veramente una grande famiglia per tutta Italia. Poi so che avete diversi uffici ubicati in tutto il territorio, tra cui Milano, ma anche Roma. Lampedusa, dove in questo momento è nato lo sciopero della fame, in quanto la nave che noi l'abbiamo già fatto, come già ben sapete, per quanto riguardava la benzina, che da 5 euro è stata riportata a 2,50 euro. Adesso purtroppo hanno un altro grosso problema, che è la nave. Sono un'isola, se gli levano la nave che gli porta da mangiare tutte le materie prime, diciamo che diventa non imbarazzante, allucinante. Siamo nel 2013. Come mai c'è questo problema riguardante la nave? Purtroppo l'Italia è fatta di tante persone, alcune sono veramente valevoli, quindi quando vengono insediate all'interno di determinate attività comunali, quindi anche proprio sono proprio persone che veramente lavorano per la gente, in altri casi si ritrovano queste persone che sono sbagliate, ruoli sbagliati nel posto sbagliato, e la gente poi si disaffeziona alla politica, alle persone, e soprattutto smette di credere. Ecco, perfetto, relativamente sempre al tour, volevo capire un attimino, andrete anche questa volta, finirete anche questa volta davanti al Pontefice? Sì, finiremo ancora davanti al Santo Padre, così come fu l'anno scorso. Tra le altre cose vi vogliamo fare una sorta di toto scommesse. Noi abbiamo scommesso sui vari giustamente possibili papa che potrebbero papi, no, è uno qui per il papa, so, che potrebbe diventare o divenire dopo questo conclave. Noi abbiamo detto Scola, alla quarta fumata arriverà questo nuovo papa, che sarà Scola. Vediamo se abbiamo indovinato. Quindi è un po' anche una scommessa, quindi giocatevela, se so che in Inghilterra stanno già facendo le puntate e Scola è dato a 5, quindi insomma è un buon punteggio. Vabbè, quindi informazione, puntate su Scola. Potreste vincere 5 volte la vostra puntata, ovviamente scherziamo. Vabbè, chiaro, non si fa mai, si fa ogni ironia attorno al Papa, è brutta farla però. No, vabbè, perché fortunatamente in questo caso non è il detto finché morto un papa se ne fa un altro, siamo contenti che Ratzinger goda. Grazie a Dio gode di buona salute, no? Dicono. Buona relativa, però insomma, diciamo che ha deciso di prendere questo periodo di pausa per poter meditare e pregare, quindi avremo la possibilità di avere dopo tantissimi anni addirittura due papi, anche se uno non è ovviamente regnante, nel contempo. Quindi insomma, abbiamo ancora più spiritualità, vediamola così, dai. Ecco, poi so che all'interno del tour voi coinvolgerete, al di là di quelli che sono i vari consulenti o vari gruppi, tra cui l'anno scorso avete coinvolto, mi pare, il gruppo degli alpini, movimenti anche cittadini, movimenti civici, giusto? Sì, sì, quest'anno abbiamo deciso di inserire diverse associazioni, l'anno scorso avevamo anche l'ANFE, Associazione Nazionale Famiglie Migranti, che dal quale dobbiamo dare sempre un grande saluto e un ringraziamento, ci hanno seguito per tutta Italia. Quest'anno avremo diverse strutture, anche alcune governative, che hanno deciso di venire con noi, di poter far conoscere i loro prodotti, i loro progetti, ma soprattutto il fatto che realmente gli enti non abbandonano, come purtroppo molti pensano, le persone, anzi spesso sono proprio gli enti che ci segnalano le persone che potrebbero avere delle difficoltà, e quindi per poter intervenire nella risoluzione. E noi di questo non siamo contenti, siamo solo onorati, perché poi grazie a Dio abbiamo un InfoLegal che ha dei professionisti in grado di ritrovare e risolvere quelle che sono le problematiche. Ecco, quindi patrocinerete questo tour. Ecco, parliamo un attimino anche dell'ALTA, dell'associazione. Ecco. Certo. Spieghiamo a chi si fosse collegato da poco, a chi non ci avesse seguito nelle puntate passate, i temi trattati dall'ALT e cos'è questa associazione, l'ALT. Innanzitutto, cosa fa in sostanza? Sì, sì, innanzitutto devo chiedervi dove eravate. Visto che non ci avete seguito prima, è una gravissima mancanza. Adesso ci arrabbiamo, giusto? Direi. L'associazione ALT si occupa prevalentemente di dare una tutela al cittadino, in quanto siamo un'associazione di consumatori. Cosa vuol dire? Chiunque avesse una problematica per una irregolarità bancaria o una irregolarità dell'Equitalia, presunta o accertata, può tranquillamente venire a trovarci, troverà dei professionisti che in meno di 72 ore, data tutta la documentazione, sono in grado di dare una possibile soluzione. Questa soluzione poi avverrà ovviamente attraverso una trafila legale, che poi ben conosciamo, a portare una vittoria. Noi a oggi possiamo dire tranquillamente, perché è una realtà, tutte le pratiche che abbiamo preso in esame da quando siamo nati a oggi stanno avendo un'evoluzione di vittoria, perché tutti i ricorsi che noi abbiamo presentato, tutte le varie anche proprio extragiudiziali che abbiamo fatto attraverso le banche, le abbiamo portate a casa, abbiamo sempre ottenuto risultato. A oggi ancora non abbiamo avuto una sconfitta. Quindi vuol dire che fortunatamente stiamo lavorando non bene, di più.
E ovviamente sempre tutto a normativa di legge, perché noi agiamo solo sulle leggi vigenti, senza inventare favole. Beh, chiaro, poi siamo tenendo presenti, esatto, che comunque si viaggia su quelle che sono le normative di legge. Quindi certo, se uno rispetta la legge, infatti tante volte se da casa dite l'associazione ALT segue la legge, eventualmente chi non la rispetta non è l'associazione ALT, ma sono o le banche o l'Equitalia, che magari fanno errori, ecco, e questo ne deriva. Ad esempio io ho visto recentemente un caso di un imprenditore del Padovano distrutto, che si è suicidato. Convinto di avere un debito contratto con due istituti bancari, uno di 50.000 euro con una prima banca e il secondo di 40.000 con un'altra banca. Poi si è scoperto adesso, ho visto, che viceversa era lui che vantava dei crediti nei confronti di questi due istituti. Purtroppo è una cosa che succede soavemente. Molte banche cosa fanno? Già mettono il tasso di interesse che è quasi vicino al tasso soglia massimo che la Banca d'Italia da come range. Facendo questo, che cosa accade? Che basta semplicemente inserire un piccolo scoperto, un piccolo sconfino, il tasso viene calcolato sulla totalità e diventa usura. L'imprenditore, giustamente, non conoscendo le leggi, non è che siamo tutti quanti degli ingegneri nucleari o dei commercialisti, si fidano di quello che dovrebbe essere un istituto di credito che di lavoro fa proprio questo, vendere dei soldi, e quindi vengono vessati a loro insaputa, e spesso succede anche questo tipo di situazioni. Infatti noi faremo questo giro anche per dire: morire non serve a niente, è meglio un buon processo che un ottimo funerale. Assolutamente. Grazie mille Fabio. Ma di niente, grazie a te. Ecco, io saluterei a questo punto i nostri telespettatori e ricorderei l'appuntamento di settimana prossima. Quindi non mancate, settimana prossima sempre puntata fantastica e sempre in compagnia della nostra ALT. E mi raccomando, ricordatevi che Lampedusa è un'isola italiana ed esiste. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti, a settimana prossima. Ciao.